Innanzitutto, prima di cominciare, un grazie particolare a Mauro Gargano e alla direttrice dell'Osservatorio Astronomico di Capodimonte, Marcella Marconi, per questo invito. L'idea di questo concerto nasce durante uno dei vari periodi di isolamento di questi ultimi tempi. Credo che ad aprile in Toscana fossimo ancora in zona rossa. E pochi giorni prima, del 12 aprile 2021, in cui ricorrevano i 60 anni dal primo viaggio dell'uomo nello spazio, mi sono messo a fare un po' di ricerca su Yuri Gagarin e su quei giorni concitati. E inaspettatamente ho trovato diversi interessanti riferimenti musicali. Complice sicuramente il fatto che la maggior parte dei compositori, diciamo così, coinvolti più o meno direttamente, fossero tra i miei preferiti, mi sono appassionato a questo tema. E ho pensato di mettere su questo concerto racconto sull'esplorazione del cosmo da parte dei sovietici fra la fine degli anni 50 e la fine degli anni 60. Tra gli ultimi anni di stalinismo e le riforme culturali del disgelo, la corsa allo spazio salì alla ribalta in un momento di grandi cambiamenti. Per i comuni cittadini sovietici, lo spazio rappresentava le rinnovate promesse utopiche del socialismo negli anni successivi alla morte di Stalin nel 1953 e all'ascesa del potere di Khrushchev nel 1956. I primi trionfi, come l'orbita dello Sputnik nel 1957, il volo orbitale di Gagarin nel 1961 e il successo di Valentina Tereshkova come prima donna nello spazio nel 1963, fornirono nuovi esempi di eroi per l'era post-stalinista. È questo il tempo della guerra fredda e il primato nella corsa allo spazio significava anche il primato nella corsa agli armamenti nucleari. Sebbene i funzionari sovietici presentassero pubblicamente l'esplorazione spaziale come una causa pacifica, a porte chiuse concepivano il programma spaziale come se fosse in diretta competizione militare con gli Stati Uniti. E qui, in questa immagine, vedete uno dei primi poster propagandistici relativi all'esplorazione dello spazio. Il testo dice In nome della pace. L'autore, Iraklito Oize, si ispirò a un famoso poster della Seconda Guerra Mondiale, intitolato La Madre Patria chiama, che presenta la stessa figura femminile, con lo stesso vestito rosso e il foulard, e sarebbe stato quindi riconoscibile e familiare alla popolazione sovietica. Con le bombe nucleari sganciate sul Giappone alla fine della Seconda Guerra Mondiale, poco più di un decennio prima, Mosca ci teneva a sottolineare che, per quanto riguardava l'esplorazione spaziale, tutto era pacifico. Così, catalizzati dal potenziale simbolico dello spazio, le figure culturali hanno promosso gli obiettivi e le ideologie del programma spaziale sovietico nel loro lavoro. Gli artisti del tempo hanno prodotto film, opere teatrali, francobolli, fumetti, giochi per bambini, suppellettili per la casa, tutto per incoraggiare i cittadini comuni e per l'appunto anche i bambini a impegnarsi quindi nel programma spaziale. Questo poster che vedete ad esempio fu creato da Nikolai Charukin. Il testo recita Buon anno bambini, dopo il successo del volo della prima donna, Valentina Tereshkova, nel 63. I bambini qui vengono mostrati in tuta spaziale e trasportano un lanciatore Vostok stilizzato, mostrando che la strada ormai è aperta e ogni bambino può sognare di andare nello spazio, senza limiti. E i compositori del tempo sfruttarono il simbolo dello spazio per riformulare gli ideali di cittadinanza sovietica durante la Guerra Fredda. Compositori e parolieri, durante il disgelo, ritrassero Gagarin e la Tereshkova come cittadini modello attraverso i quali si poteva immaginare la nuova persona sovietica. E la musica popolare fu un potente mezzo di trasmissione di questa nuova ideologia, giocando un ruolo essenziale nella costruzione dell'identità nazionale. E con immagini vivide e melodie memorabili, le canzoni popolari di varietà presentavano il cosmo come un mondo pronto per essere conquistato. Qui in questa immagine vedete alcuni dei titoli delle canzoni più famose dell'epoca. Capitani delle navicelle interplanetari, cosmonauti, valzer stellato, la canzone dei cosmonauti, la chiamavano il Gabbiano. Gabbiano era il soprannome, di Valentina Tereshkova, e Capitani Stellari. Così, Gagarin e Tereshkova assunsero dei ruoli complementari. Lui venne celebrato nelle marce e lei nelle ballate. E come vedremo durante questo incontro, anche la musica cosiddetta colta giocò a più riprese un ruolo importante, ma cominciamo dall'inizio, dal 1957. Nel 1957 iniziò il programma Sputnik, che in russo significa satellite, ma anche compagno di viaggio. Fu una serie di missioni spaziali senza esseri umani, finalizzata alla messa in orbita di satelliti artificiali. Ufficialmente Sputnik fu il nome delle prime tre missioni, Sputnik 1, 2 e 3,
mentre le successive designazioni 4 e 5 fino alla 25 furono attribuite dal mondo occidentale perché al tempo non erano conosciuti i nomi originali sovietici. Tutti gli Sputnik vennero messi in orbita dal razzo vettore R7 dal cosmodromo di Baikonur in Kazakistan, che probabilmente qualcuno di voi avrà sentito nominare perché da lì partono tutt'oggi i voli degli astronauti e dei cosmonauti verso la Stazione Spaziale Internazionale. E il programma portò al lancio del primo satellite della storia, lo Sputnik 1, il 4 ottobre 1957, dando inizio all'epoca dell'esplorazione spaziale. Come vedete in questa immagine, questa è una riproduzione, ovviamente lo Sputnik 1 era una sfera di alluminio di 58 cm di diametro, quindi più o meno un poco più del doppio di un pallone da pallacanestro, lucida per riflettere i raggi solari, di un'ottantina di chili di peso e con quattro appendici lunghe 2,5 metri ciascuna, a fare da antenne di servizio all'unico strumento a bordo, che era un termometro. E proprio nel 1957 furono pubblicate le 11 variazioni su un tema di Glinka, per pianoforte, scritte per commemorare i 100 anni dalla morte di Mikhail Glinka, che fu il primo compositore russo ad ottenere un ampio riconoscimento all'interno del suo paese e che è spesso considerato colui che dette origine alla musica classica russa. I compositori delle 11 variazioni sono, vabbè, qua non si vede molto bene, comunque sono Kavalevsky, Kapp, Lievitin, Sviridov, Shebalin, Shostakovich, Shedrin e Spai. Di queste variazioni di solito ne vengono eseguite solo tre, quelle di Dmitri Shostakovich, che chiudono la serie. Più precisamente sono l'ottava, la nona e l'undicesima. E in realtà ho deciso di eseguire anche la decima variazione, che è di Kavalevsky, perché, come vedremo nel seguito, Kavalevsky ritornerà a fare capolino in questa serata. Quindi eseguirò adesso queste quattro variazioni. All'inizio accennerò al tema originale di Mikhail Glinka, che è estratto dalla canzone Divania, dall'opera Ivan Susanin, che poi cambiò nome e prese il nome di Una vita per lo zar. Infatti Glinka cambiò il titolo per ringraziarsi Nicola I, che assistette a una prova. Quindi dopo il tema seguiranno due variazioni di Shostakovich, la prima è in stile corale, la seconda ricorda un valzer, poi la brevissima variazione di Kavalevsky, molto guerrigliera, ritroveremo un po' lo stesso stile nel rondò più avanti, e il finale, di nuovo una variazione di Shostakovich, grandiosa, che ricorda il finale dell'undicesima sinfonia di Shostakovich, scritta proprio nello stesso anno. Buon ascolto. Thank you.
Giovanni Battista Judica Cordiglia, cominciano a captare strani suoni intermittenti e voci umane provenienti dai primi satelliti artificiali, sia sovietici che americani. L'ubicazione geografica della loro stazione radio, una terrazza condominiale nel centro di Torino che vedete a sinistra dell'immagine, è particolarmente fortunata in quanto giace sotto le orbite dei satelliti sovietici e ha una longitudine tale da consentire loro di captare le comunicazioni satellitari. Alla prima postazione casalinga fa seguito una vera e propria stazione radiotelescopica, ricavata in un bunker tedesco della Seconda Guerra Mondiale, su un colle sovrastante Torino, detto Torre Bert. Le loro attività sono seguite con vivo interesse dai mezzi di informazione, nazionali ed esteri. Le loro scoperte vengono passate immediatamente all'ANSA e in un'ora fanno il giro del mondo. Radio Mosca e Stella Rossa, l'organo del Ministero di Difesa sovietico, li attaccano duramente, definendoli banditi dello spazio. E se siete interessati o incuriositi, proprio col titolo di banditi nello spazio, se fate una ricerca su YouTube trovate un interessante documentario su questi due fratelli. Mettendo da parte i dubbi, le critiche, le polemiche degli anni recenti sulla veridicità di alcune delle registrazioni dei fratelli Judica Cordiglia, che dichiararono di aver captato la voce di Yuri Gagarin in volo, ho preso spunto dalla loro storia per l'esecuzione di un brano. I due radioamatori infatti raccontano che alcune postazioni radio situate in territorio russo diffondono periodicamente una singola nota musicale ciascuna, formando nell'insieme una sequenza sempre uguale di note. Non solo, uno o due giorni dopo il compimento della melodia, l'Unione Sovietica annuncia il lancio di un satellite. I fratelli suppongono così una relazione fra questi eventi, e a fugare ogni perplessità ci pensa la loro madre, che era pianista. Un giorno entra nel loro studio e, ascoltando la sequenza di note, esclama: «Ma questo è Mussorgsky!» Erano proprio le note iniziali del prologo dell'opera Boris Godunov di Modest Mussorgsky, che vedete riportate qua. Il Boris Godunov fu scritta da Modest Mussorgsky nel 1868-1869. L'opera racconta la storia di Boris Godunov, che diventa zar di tutte le Russie dopo l'uccisione, in circostanze sospette, dell'erede legittimo al trono, il figlio di Ivan il Terribile. E da questa opera eseguirò il prologo e la scena dell'incoronazione, che ha luogo nella Piazza delle Cattedrali a Mosca. Le prime note del prologo, di nuovo che vedete qua, che nella versione orchestrale dell'opera sono suonate dal fagotto, sono quelle che i fratelli Judica Cordiglia raccontano provenire dalle diverse postazioni radio sparse nell'Unione Sovietica prima di ogni nuovo lancio, e suonano così. Subito dopo il prologo eseguirò la scena dell'incoronazione, che inizia con un suono, con il suono delle campane, che se qualcuno di voi conosce altre opere di Mussorgsky, ricorda molto il finale dei quadri di un'esposizione, La grande porta di Kiev. È proprio lo stesso accordo, si sentono queste campane oscure che ricordano poi la tragedia di questa opera. Buon ascolto. Thank you.
Il programma Sputnik prosegue dal 1957 al 1963 con 25 lanci, l'ultimo dei quali mirava l'esplorazione della Luna, ma Luna 4, ecco il nome sovietico ufficiale, non riuscì a lasciare l'orbita terrestre. Tuttavia, il 31 gennaio 1966 fu lanciata Luna 9, la prima sonda che allunò il 3 febbraio dello stesso anno, e fu la prima sonda terrestre a effettuare un atterraggio morbido su un altro corpo celeste, inviando immagini ravvicinate del panorama circostante per un totale di 8 ore e 5 minuti di riprese. Fornì anche la prima evidenza che il suolo lunare poteva sopportare il peso di una capsula spaziale, smentendo i timori che la stessa sarebbe potuta affondare nello strato superficiale. Qui vedete un'immagine della Luna e i luoghi di atterraggio di Luna 8, che si schiantò sulla superficie lunare nel 1965, e Luna 9. E vedete che Luna 9 si trova a una quarantina di chilometri dal cratere intitolato a Galileo. Qui invece vedete la prima immagine ravvicinata della Luna mai ottenuta, scattata da Luna 9. Qui l'orizzonte si trova a circa 1,5 km di distanza. Lo Sputnik 2 è del 3 novembre 1957, entrato nella memoria collettiva perché a bordo c'era il cane Laika, che fu sacrificato nella frenesia della corsa allo spazio. In realtà il vero nome era Kurdyavka, che vuol dire ricciolina. Il nome Laika, con cui è noto in Occidente, deriva da un fraintendimento fra un giornalista occidentale e una responsabile della missione. Il giornalista chiese quale fosse il nome del cane, ma l'intervistata capì che la domanda si riferisse alla razza e rispose Laika. I Laika, infatti, sono cani siberiani simili agli husky. I sovietici si avvicinano sempre di più al lancio di un uomo nello spazio, ma le missioni Sputnik seguirono prima con cani, topi, rane a bordo. E con lo Sputnik 5 vennero lanciati a bordo due cani che riuscirono per fortuna a sopravvivere. Si chiamavano Belka e Strelka, che vuol dire scoiattolo e freccia, che qui vedete celebrati in un poster di Konstantin Ivanov, il cui testo dice: "La strada per l'uomo è aperta". Caso a parte gli Sputnik 7 e 8, che in realtà erano le piattaforme di lancio orbitali delle prime due sonde del programma Venera, una serie di sonde spaziali sviluppate per esplorare e raccogliere dati sul pianeta Venere, fino a Venera 7, che il 15 dicembre 1970 atterrò su Venere. Fu il primo atterraggio di una sonda spaziale su un altro pianeta, e la sua vita fu di soli 23 minuti, al termine dei quali soccombette al calore e alla pressione. Il Venera 9, invece, atterrata su Venere il 22 ottobre 1975, inviò la prima immagine, in bianco e nero ovviamente, della superficie di Venere, che vedete qua rappresentata. E il Venera 9 sopravvisse soltanto 53 minuti prima di essere schiacciato dalla pressione atmosferica. E degli anni del programma Sputnik, del 57-63 e più precisamente del 58, è il rondò in La minore di Dmitri Kabalevsky. Kabalevsky, lo vedete in questa foto, si trova al centro con alla sua destra Shostakovich e alla sua sinistra Gagarin. Quindi un po' chiude il cerchio, no, di questa prima parte del concerto in cui abbiamo già trovato Shostakovich. E questa foto fu scattata nel 1966 durante il Soviet Supremo, l'organo al vertice del sistema dei Soviet. E la storia interessante è che durante i preparativi per il primo concorso internazionale Tchaikovsky a Mosca, che ebbe luogo nel 1958, Kabalevsky fu scelto per scrivere l'opera obbligatoria che tutti i candidati dovevano preparare. C'erano naturalmente ulteriori motivi per questa idea, dato che la Guerra Fredda aveva raggiunto nuove vette in quel periodo e il regime sovietico voleva usare il concorso per dimostrare al mondo la superiorità dei suoi pianisti, anche se alla fine, ironia della sorte, il concorso fu vinto da un pianista texano, votato all'unanimità dalla commissione. Quindi, in un certo senso, possiamo interpretare questo fatto come un segno di speranza che l'arte riesce a unire e superare le barriere ideologiche. Kabalevsky fece su misura il suo rondò per mettere in mostra i punti forti del pianismo russo. Dopo, sentirete un florilegio iniziale, viene presentato il tema del rondò, come appunto nella forma del rondò A, B, A, C, A. Questo A è sempre il ritornello, diciamo, che ritorna, intervallato da altri episodi, e questi episodi sono più cantabili con la retorica tipicamente russa. In particolare, nel segmento centrale, Kavalevsky importa un tratto della tradizione corale russa, il cosiddetto canto znamenni della Chiesa russa ortodossa, cantato dai bassi, che forse avete presente, queste note lunghe che fanno da sottofondo
una melodia e in questo caso sono suonate dalle ottave basse, del pianoforte e sono queste. Thank you.
Arriva finalmente il 1961, il 12 aprile 1961, il giorno in cui l'uomo fa il primo volo nello spazio. E in questo poster vedete Yuri Gagarin con il testo che recita "La favola si è avverata". Qui è raffigurato come un moderno Prometeo, il titano greco che ha dato il fuoco all'uomo. Yuri Gagarin è a tutt'oggi presente nell'immaginario collettivo. L'atmosfera di attesa era così grande che la società sovietica fu travolta dalle voci di un volo spaziale con equipaggio nelle settimane che precedettero lo storico lancio. Molti sovietici credevano che il lancio di un uomo nello spazio presagisse l'alba di una nuova era, come se i razzi potessero in qualche modo liberare la gente dagli angusti appartamenti, dal tedio, dalle piccole discussioni, dai lavori noiosi, dalla povertà e dalle ingiustizie della vita quotidiana. Il volo del Vostok 1 fu un trionfo per il programma spaziale sovietico. E Gagarin divenne un eroe nazionale, nonché una celebrità mondiale. I giornali di tutto il mondo pubblicarono la sua biografia e i dettagli della sua missione. In occasione delle celebrazioni per il suo ritorno, venne scortato in un lungo corteo da funzionari di alto rango per le strade di Mosca, fino a giungere al Cremlino, dove, in una sontuosa cerimonia, Nikita Khrushchev gli conferì il titolo di eroe dell'Unione Sovietica. E per migliorare l'umore del pubblico, il 12 aprile 1961, giorno del volo di Gagarin, la radio sovietica trasmise il poema dell'estasi, un poema sinfonico del compositore russo Aleksandr Scriabin, scritto fra il 1905 e il 1908. Il poema dell'estasi venne anche diffuso sulla Piazza Rossa di Mosca, quando il 15 aprile, quindi 3 giorni dopo il lancio, Gagarin fu accolto in trionfo. E di questa composizione eseguirò un breve estratto di pochi minuti, un estratto iniziale, nella trascrizione per pianoforte di Papcinski. E secondo me si avverte proprio la sensazione di attesa, di fiato sospeso nel trovarsi davanti a un momento così importante per l'umanità. E durante l'esecuzione vedrete scorrere alcuni brevi filmati che ho assemblato in realtà per il 12 aprile di quest'anno per ricordare il 60° anniversario. Sono filmati della TV Roscosmos, che potete trovare gratuitamente su YouTube di nuovo, e che ho semplicemente ritagliato e li ho fatti scorrere, ho rallentato la loro velocità proprio per mandarla in accordo con il brano che sentirete, che è molto diverso dal Kavalevski che ho appena eseguito. Qui ci rilassiamo decisamente. Buon ascolto.
1951 Dmitri Shostakovich scrisse, su richiesta del poeta Evgeny Dalmatovsky, la musica per una canzone che doveva fare parte di una commedia in versi che Dalmatovsky stesso stava producendo. Serviva una canzone che un pilota doveva cantare per aiutarlo a navigare attraverso le Alpi. La canzone divenne molto popolare fra i veri piloti dell'aeronautica, quasi un portafortuna. E a quanto pare La Madrepatria Ascolta, questo è il titolo della canzone, fu cantata anche dal cosmonauta Gagarin mentre era in orbita intorno alla Terra. Così La Madrepatria Ascolta, scritta da Shostakovich, ha l'onore di essere la prima canzone cantata nello spazio. I primi versi recitano: La madrepatria ascolta, la madrepatria lo sa dove nelle nuvole suo figlio vola. Con affetto amichevole, amore tenero, le stelle scarlatte e le torri di Mosca, le torri del Cremlino, ti sta guardando, lei ti sta guardando. E proprio di questa canzone, Vladislav Uspensky, allievo di Dmitri Shostakovich, scrisse nel 60, quindi un anno prima del volo, delle variazioni per pianoforte che andrò a eseguire. Qui vedete proprio il frontespizio dello spartito. E all'inizio del brano ascolterete proprio il tema originale che sarà poi seguito da una serie di 8 brevi variazioni. Thank you.
I sovietici solo 2 anni dopo, nel 1963, misero a segno un altro primato, la prima donna nello spazio. Valentina Tereshkova, che qui vedete fotografata con Gagarin, da giovane pensate che lavorò prima in una fabbrica produttrice di pneumatici e successivamente in un'azienda produttrice di filo da cucito, dove divenne sarta e stiratrice, ma nel frattempo frequentò i corsi serali, ottenendo il diploma di tecnica nel 60, ma già dal 55 divenne un'appassionata paracadutista. Ammiratrice di Gagarin, si candidò più volte per frequentare la scuola per aspiranti cosmonauti, fino a superare l'esame con merito nel 1962. Un anno dopo, il 16 giugno 1963, all'età di soli 26 anni, salì a bordo del Vostok 6 e venne lanciata dal cosmodromo di Baikonur per una missione nello spazio durata quasi 3 giorni interi, effettuando 49 orbite terrestri. Solo nel 2007, durante un'intervista, la Tereshkova rivelò alcuni drammatici retroscena del suo primo volo orbitale, raccontandole l'atterraggio disastroso in cui rischiò la vita. L'orgoglio nazionale e la guerra fredda non consentirono di raccontare l'accaduto. Fu così portata in ospedale e, appena si riprese, venne consegnata agli onori della cronaca. E dello stesso anno del volo della Tereshkova, il 1963, sono i preludi di Gottfried Gasanov, compositore della Repubblica del Dagestan, nella Russia meridionale. Gasanov è famoso per essere il compositore della prima opera nazionale del Dagestan e tutt'oggi il Teatro dell'Opera e del Balletto del Dagestan apre la stagione teatrale con quest'opera. Gasanov creò la prima scuola musicale in Dagestan e la sua produzione musicale è intrisa di richiami a temi popolari. Famosa infatti la sua spedizione nei villaggi del Dagestan, dove raccolse più di 100 melodie popolari e altrettanti testi poetici che ispirarono le sue composizioni. Nel 1963 Gasanov si trasferì a Mosca, ma ciò non cambiò l'essenza principale del suo lavoro di artista, profondamente nazionale. E il richiamo a queste melodie popolari si ritrova nei quattro preludi che ho scelto dai 24 preludi, di nuovo qua vedete il frontespizio dello spartito, che ho scelto per questo concerto. Thank you.
Per chiudere il concerto ho pensato che tutti i lanci dei vari Sputnik, Vostok, Soyuz sono avvenuti dal cosmodromo di Baikonur, che come vi ho accennato all'inizio della serata, qualcuno di voi avrà sentito nominare perché da lì partono i lanci per la Stazione Spaziale Internazionale. Il cosmodromo di Baikonur è la più vecchia e utilizzata base di lancio del mondo. Fu costruito dall'Unione Sovietica e ora è sotto l'amministrazione russa, nonostante geograficamente si trovi in Kazakistan. Si trova a circa 200 km a est del lago d'Aral e a 560 km dal confine russo. Le strutture furono realizzate alla metà degli anni 50 come centro per missili a lungo raggio, ma successivamente fu ampliato per ospitare lanci spaziali. Una cittadina di supporto fu costruita attorno alle strutture del centro e fornita di appartamenti, scuole e il necessario per gli operai del centro, raggiungendo lo stato di città nel 1966, inizialmente chiamata Leninsk e poi ribattezzata Baikonur. Il nome è stato dato per fuorviare i paesi occidentali sul reale luogo del cosmodromo, suggerendo che si trovasse vicino a Baikonur, una città mineraria a circa 100 km a nord-est della base spaziale. E per ricordare l'importanza e il simbolo che Baikonur rappresenta, ho pensato a un brano di Aleksandr Baradin del 1880, il poema sinfonico intitolato Nelle steppe dell'Asia centrale, proprio perché Baikonur si trova in questa regione. Questo poema sinfonico è un chiaro esempio di musica a programma, ovvero una composizione musicale che descrive e narra una storia con mezzi puramente musicali. Rappresenta una carovana di asiatici della zona del Caucaso mentre attraversa una steppa desertica scortata da un plotone di soldati russi. Il tema d'apertura, che arriva da lontano, rappresenta i russi. Segue un tema di carattere più orientaleggiante, che rappresenta gli asiatici. Queste due melodie sono in seguito sovrapposte e a fare da collegamento fra i due temi etnici vi è il cosiddetto tema del viaggio, nella versione orchestrale eseguita dagli archi in pizzicato, che rappresenta il rumore degli zoccoli dei cavalli e dei cammelli. E alla fine si sente solo il tema russo che conclude il brano, mentre la carovana scortata dai soldati scompare all'orizzonte. E questo rumore degli zoccoli.
Eseguirò una toccata di Aram Khachaturian.